palestra, fitness, bodybuilding, tacchinella, yogurt greco. Tutta la verità, adesso parla la Benedetto perché mi sono un po' rotto le scatole. Allora parlo io, parlo io, parlo io. A tunci fima greus te gandesc latine merio samantorci ubita mea te dor ulteo. Faccio una piccola excursus prima di iniziare. Allora, tutti saputi, tutti maestri in Italia funziona così. Sono tutti saputi di donne, sono tutti saputi, salvo poi andare al bagno Mariucci a giocare a biglie. Sono tutti saputi di calcio, senza magari aver tirato un calcio al pallone o al massimo aver giocato a livello oratorio, bagno Mariuccia, sempre anche lì sulla spiaggia. Cioè non è gente che ha giocato in Serie A o in Serie B. E palestra sono tutti saputi, tutti saputi, sanno tutto loro e compagnia varia. Allora, se uno decide di dedicare la sua vita non allo sport, ma a solamente a tirare su pesi, ok? Perché tirare su pesi non è uno sport, bodybuilding è una disciplina, ok? Non lo dice Lambrenedetto, potete andare anche su Wikipedia, ok? Se uno decide di fare questo per tutta una serie di motivi personali, non lo so, magari alcuni hanno preso gli sberloni da giovani e quindi hanno deciso di aggigantarsi, o altri perché semplicemente vogliono essere più aggigantati, o perché gli piace, non lo so, compagnia varia. Ci sono due situazioni, Una situazione è quella di farlo in maniera, diciamo, natural, e uno è invece quella di, diciamo, barare con se stessi, perché per tutta una serie di problemi. Poi io non sono qua a giudicare le scelte di altri, ripeto, molti che hanno fatto questa scelta è perché da giovane hanno subito bullismo, perché erano veramente secchi, perché pensano e credono che il fatto di essere aggigantati e avere, diciamo, un corpo, io non definisco neanche muscoli perché questi non sono muscoli, cioè questi non sono muscoli, avere, diciamo, le braccia, le gambe, il torace, quello che è gonfio da spruzzate, sia per loro un motivo magari di sicurezza o per tanti, tanti motivi, ci sono tanti motivi di dietro. Io le scelte sono due, però c'è da dire questo, che e queste cose non le dico io, che con la farmaceutica si cresce di più stando sul divano praticamente che andando a allenarsi, perché chi decide di rovinarsi, bisogna sapere che ha un aspetto visivo che non è paragonabile a quello di un natural che si fa un mazzo così per anni, perché il natural, poi possiamo stare qui a dire Lambrenedetto dice che si arriva a 3 a 4 rispetto a quelli che sono a 10 dal punto di vista visivo, magari si può arrivare a 6 o 7, non lo so, in anni e anni di fatica, ma un natural non potrà mai avere questa grossezza e questo, diciamo, basso livello, tra virgolette, di grasso come ci hanno loro, perché se decidi di aggigantarti devi mangiare e il corpo umano non mette su solo muscoli, e quando poi decidi di asciugarti, tra virgolette, i primi che ne risentono sui muscoli, cioè ci sono queste due cose che vanno in contrapposizione. Quindi è inutile stare qui a raccontarci delle grandi menate sulla tacchinella, la monofrequenza, multifrequenza, bifrequenza, trifrequenza, e questo e l'insalatina e compagnia varia. Tutti quelli che io ho conosciuto, e ne ho conosciuti parecchi, avendo frequentato palestre per anni, ma non perché io facevo, ripeto, il bodybuilding, ho tirato su quintalate di pesi, semplicemente perché io abbinavo la palestra al fatto che facevo altre attività che io ho sempre definito di difesa, mai di attacco, perché deve essere sempre la difesa, anche se il presidente dice che
che quando la situazione è inevitabile bisogna sempre colpire prima. Però io reputo sempre che io li reputo sport da difesa. E quindi il mio contatto con la palestra è stato altissimo. E devo dire che a differenza degli spruzzati, la forza la tieni sempre. La forza la tieni sempre. Uno potrà dire no, ma l'han benedetto, se smetti, no. Io vado in palestra e adesso che sto riprendendo a fare due cosine, qualcosa. Gli altri fanno alla macchina di bicipite, fanno 35, 40, massimo 45. Io con 50 mi scaldo. Io devo mettere pesi supplementari perché io strappo su anche la macchina, perché la forza mi è rimasta. A parte la statura, la grossezza, la forza io ce l'ho ancora. Magari non sono più, cioè, definito, ma la forza ti rimane. Perché se hai fatto anni di certe cose, la forza ti rimane. Ok? Di tutti questi che parlano, non parlate per niente, perché la forza rimane. Magari non rimane agli spruzzati. Tanto è vero che io, per esempio, non mi trovo d'accordo. Ho visto un video di Master dove diceva che questi dopo un anno tornavano, ma non solo lui lo dice, lo dicono anche tanti altri che sono natural, che praticamente una volta smesso la gente di questi qui diventano poi tutti, vanno ancora sotto rispetto a quelli che sono normodotati, cioè, perché tornano a essere quelli che erano prima. E io non sono d'accordo quando dice un anno perdono tutto, no, che un anno. Questi se li togli un mese, da così, vanno. In un mese, tanto è vero che si vede chiaramente il momento in quando si spruzzano. E quindi la verità è semplicemente questa, che ottenere certi obiettivi da natural è veramente, veramente, veramente difficile. E mentre invece per quanto riguarda gli altri discorsi, purtroppo lì interviene la chimica. E quindi il sistema è semplicemente questo. Cioè, talmente un abisso che è incolmabile. Chiaro. Chi decide di fare quelle robe là è un pazzo per me, secondo me. Io sto parlando a livello di gente, e ne ho conosciuta tanti, io parlo di queste persone, poi a me, lo ripeto, non entro nelle polemiche, non me ne frega un cazzo, vi ripeto, ognuno fa quello che vuole della propria vita, però io dico alla gente che mi segue, dico, statecene lontano, prima possibile, perché bisogna andare avanti con sacrificio, bisogna andare avanti con pane e acqua, tacchinella, yogurt greco. Ma poi la tacchinella, yogurt greco poi è fantastica. Quanti ne ho conosciuti io di questi qui, pieni a livello permalosi, perché poi questi qui sono permalosi. Poi, ripeto, chi arriva a fare quelle cose è perché non sta in pace con se stesso, quindi hanno delle turbe psichiche, hanno dei problemi psichici incredibili, tutta questa gente che arriva a farsi queste cose, che poi, ripeto, non è solamente in questo campo, è anche in altri campi, c'è gente che si fa per andare a fare la corsa, che si spruzza per andare a fare la corsa domenicale, o ragazzini che iniziano in altri sport a farsi ste menate, che poi girano a go-go. Cioè, cosa pensate? Che nelle altre situazioni non girano anche lì. Diciamo che magari in quegli altri, per poter emergere, può arrivarci anche natural. A livello top, se uno decide di fare bodybuilding, è chiaro che non puoi arrivare a fare Mister Olimpia mangiando la tacchinella o yogurt greco. E niente, quindi questo, vediamo se ci sarà spazio a livello televisivo di poter fare qualcosa, vediamo. Però sicuramente il fatto che l'han benedetto parla di queste cose ha creato molto interesse, se ne parla, se ne discute, compagnia varia, ha portato sicuramente un interesse e un vantaggio a tutti, perché se l'han benedetto decide di parlarne,
poi arrivano tutti a guardare, perché arrivano a guardare me, non arrivano a guardare quelli che fanno parte, diciamo, dell'ambiente, perché vi posso garantire che quelli che fanno parte dell'ambiente al mondo TV, al mondo radio, al mondo dei media tradizionali, di voi non viene fatto un cazzo. Se arrivano, è perché l'han benedetto. È perché l'han benedetto, ok? Non per voi. O se ne hanno parlato in precedenza, è sempre grazie all'han benedetto.